Una volta conclusa la progettazione del nostro cablaggio, cominciamo la fase di realizzazione. E la realizzazione è il punto in cui mettiamo in gioco la nostra capacità di controllare con accuratezza come viene installato il materiale che abbiamo scelto ai fini di una installazione, una realizzazione di qualità. La qualità del cablaggio dipende da tanti fattori. Non è sufficiente purtroppo affidarci a componenti di elevato livello qualitativo, in quanto la qualità parte dal progetto. Abbiamo visto prima come la scelta, per esempio, della posizione degli armadi ai fini di minimizzare le distanze ci consente di avere un maggior rapporto segnale-rumore, quindi una maggior robustezza del segnale stesso. Inoltre è necessario predisporre adeguatamente le infrastrutture edilizie per agevolare la posa dei cavi ed è naturalmente anche necessario curare la formazione dell'installatore, perché come vedremo ci sono alcuni dettagli su come si installano i componenti che possono influire pesantemente sulle capacità trasmissive poi del sistema una volta installato. E naturalmente anche la scelta del materiale, degli attrezzi per l'installazione è determinante ai fini della qualità. Bene, vediamo adesso una breve carrellata di quali sono gli errori tipici e i problemi tipici che si verificano durante la realizzazione di un sistema di cablaggio. Innanzitutto la deformazione dei cavi, avere delle canalizzazioni inadeguate per esempio, l'assenza di pozzetti per la posa dei cavi, tubazioni che non rispettano i raggi di curvatura minimi e eventualmente anche la scarsa cura nella posa, cioè un'eccessiva trazione dei cavi, possono deformare il mezzo trasmissivo e degradarne le prestazioni. A proposito, tra l'altro, della trazione, è chiaro che l'infrastruttura edilizia è fondamentale. Gli standard parlano, per esempio, di un 110 newton di forza di trazione massima. Ora, è chiaro che l'installatore non utilizzerà il dinamometro per posare i cavi. Sarà necessario che l'infrastruttura edilizia agevoli la posa impedendo al cavo di essere stirato troppo. Cosa succede se deformiamo troppo il cavo? Aumentano le variazioni dell'impedenza e quindi introduciamo delle riflessioni per via del cosiddetto return loss e aumenta la diafonia. Come si rimedia a questo problema? Si rimedia con la prevenzione. Si predispongono canalizzazioni adeguate, eventualmente senza aver paura di agire in esterno, cioè ricanalizzare l'edificio se questo è necessario, se le canalizzazioni che ci sono non sono adeguate, rispettando i minimi raggi di curvatura con infrastrutture rigide, non flessibili, che possano mantenere nel tempo questi raggi di curvatura, e naturalmente poi utilizzare quando possibile materiale il più robusto possibile, cioè materiale, per esempio cavi, che siano meno soggetti alle deformazioni e degradino meno le loro caratteristiche durante la posa in opera. Altro problema può riguardare le connettorizzazioni RJ45 che possono essere realizzate ad hoc. Per esempio, un problema di eccessiva sbinatura delle coppie può far sì che aumenti la diafonia nella connettorizzazione. Anche l'installatore può commettere errori in questo. Gli installatori di derivazione telefonica, per esempio, non avevano il problema di non sbinare le coppie, quindi non eliminare questa attorcigliatura dei due fili su cui si basa il meccanismo trasmissivo adottato dagli apparati di rete. La binatura è fondamentale per garantire sia l'immunità ai disturbi dal punto di vista della suscettibilità, quindi della ricezione di disturbi esterni, sia dal punto di vista dell'emissione di disturbi verso l'esterno. Quindi è necessario mantenere il più possibile la perfetta simmetria del cavo fino al connettore. Ed è quindi necessario che l'installatore segua un criterio di installazione del connettore che preservi al massimo questa binatura. A volte i connettori, tra l'altro, agevolano di più o di meno questa installazione. Per esempio, connettori che consentono al cavo di arrivare fino in prossimità del punto di connettorizzazione ancora binato, agevolano naturalmente questa installazione. Naturalmente, tutto questo, di nuovo, può provocare un aumento della diafonia e quindi aumento del rumore sulla nostra trasmissione oppure delle variazioni di impedenza con il conseguente return loss. Di conseguenza è necessario anche qua prevedere l'utilizzo di componenti di qualità e
curare la formazione dell'installatore, facendo attenzione a una conoscenza che vada al di là della semplice manualità sul connettore, ma anche cercando di far comprendere quali sono i problemi generati da una cattiva installazione. Per quanto riguarda le connettorizzazioni RJ45, poi esiste la possibilità di errore nella connettorizzazione stessa. Per esempio, un caso classico è la confusione fra la connettorizzazione T568A e T568B. Come dicevo, i due modelli di assegnazione dei colori delle coppie dello standard americano, che purtroppo, e questo genera ulteriore confusione, si chiama anch'esso EIATA568A. Bene, questa connettorizzazione, se venisse fatta da un'estremità con lo schema T568A e dall'altra estremità con lo schema T568B, porterebbe a un cavo non pin to pin, in cui alcune coppie sono incrociate fra di loro. Un altro problema può essere quello della connettorizzazione errata delle coppie, cioè senza rispettare l'assegnazione della coppia centrale sui due pin centrali e la coppia 3-6 sui due pin immediatamente a cavallo dei pin centrali. Questo può portare a un aumento della diafonia se non rispetto questa assegnazione delle due coppie centrali e a una mancanza di collegamento se incrocio i collegamenti delle coppie verde e arancione. Allora, in questo caso è necessario, per rimediare a questo problema, naturalmente è necessario anche qua provvedere a una scelta del connettore che riporti lo standard scelto per l'intero cablaggio, quindi per esempio se scegliamo il T568B, che questo sia utilizzato per l'intero cablaggio, e lo riporti in ogni connettore. Vediamo per esempio che in questo caso il connettore stesso riporta due schemi di connessione, uno marchiato con A e l'altro marchiato con B, che guidano l'installatore nella selezione dei colori delle coppie da connettorizzare. E naturalmente anche in questo caso l'installatore deve essere ben conscio di quali sono i riferimenti degli standard per realizzare ad opera d'arte l'installazione stessa. A volte la connettorizzazione è inaffidabile. Un caso, per esempio, è quello dell'utilizzo del connettore per il rame trefolato, la spina RJ45, su un cavo in rame pieno, per i casi di cui abbiamo già parlato, per esempio la presenza del consolidation point. Ecco, questo può portare a dei falsi contatti ed è necessario ricordarsi che il rame pieno richiede un connettore che ha l'innesto a forcella e il rame trefolato invece ha un pin che perfora la protezione isolante del filo in rame e si innesta nei trefoli del rame con una terminazione a pettine che quindi garantisce un miglior collegamento. Immaginiamo di avere a questo punto progettato un cablaggio, realizzato, e avere quindi in mano un'infrastruttura pronta per l'uso, ma avere anche bisogno di verificare se quanto abbiamo fatto è effettivamente conforme alle specifiche tecniche che ci eravamo prefissati. È necessario procedere con la cosiddetta certifica, ovvero il collaudo, la misurazione delle caratteristiche trasmissive dei link che abbiamo realizzato con il sistema di cablaggio. La certifica è una fase essenziale della realizzazione del cablaggio perché il fatto stesso di installare i componenti può alterarne le capacità trasmissive. Esistono numerose criticità che sono legate alla sbinatura delle coppie, alla qualità della connettorizzazione, a eventuali presenze di falsi contatti che fanno sì che il cablaggio, per quanto sia buono il livello qualitativo dei componenti, può essere più o meno conforme a quanto ci eravamo prefissati in funzione dell'installazione. E l'unico modo per verificare effettivamente la qualità del nostro cablaggio è collaudarlo, ovvero effettuare delle misure sulla capacità trasmissiva di ogni singolo collegamento, sia in rame che in fibra ottica. Quindi niente certifiche a campione, niente collaudi su una parte del cablaggio, il cablaggio va certificato, collaudato al 100%.
Va anche detto che il termine certifica è un po' inflazionato nel mondo del cablaggio, si parla di certifica del cablaggio, ma anche certifica del prodotto, dell'installatore e così via. La vera certifica, quella a cui fanno anche riferimento gli standard, è di fatto un insieme di misure. Misure sulla qualità del sistema installato, ovvero sulla sua capacità trasmissiva. Misure che possono essere oggi realizzate sia per il rame sia per la fibra ottica, confrontando i valori che misuriamo sul campo con quelli che ci propongono gli standard. E avremo procedure e apparecchiature differenti, naturalmente, per i cavi in rame e per la fibra ottica. Il rame, sia perché è molto più presente su un cablaggio, in quanto il cablaggio orizzontale con la sua capillarità ci porta nell'edificio decine di chilometri di cavi e migliaia di prese, è molto più critico. Per la fibra ottica, date anche le sue elevate capacità trasmissive native, è meno critico e meno delicato. Come si fa un collaudo? Si utilizzano dei dispositivi detti field tester, sono degli apparati, anzi delle coppie di apparati, che dispongono di un insieme di strumenti di misura atti a verificare tutte quelle grandezze di cui abbiamo parlato a proposito dei problemi di trasmissione dei segnali. E dispongono anche di un sistema di controllo che è in grado di automatizzare l'esecuzione di queste misure. Normalmente questi strumenti sono realizzati tramite una coppia detta master e slave, in cui il master è l'unità anche di controllo, di gestione delle misure, che controlla il funzionamento dello slave e di conseguenza l'altra parte fa soltanto da apparato di misura, mentre il master contiene anche tutta la parte di interfaccia utente che consente all'installatore o all'operatore di attivare le diverse misure. Questi strumenti oggi sono in grado di effettuare tutte le misure richieste dalle certifiche degli standard e sono anche in grado di mantenere memoria dei valori misurati cavo per cavo, in modo tale da poter poi documentare l'effettuata certifica sul sistema di cablaggio. Va anche detto che i moduli, gli strumenti per rame, i field tester per rame, molto spesso hanno un adattatore opzionale che permette di effettuare alcune delle misure richieste per la fibra ottica, quindi possono anche essere utilizzati per parte della certifica della fibra ottica. Come si fa a certificare un cablaggio? Ecco, certificare un cablaggio non è facile. Apparentemente lo è, perché lo strumento molto spesso ha un tasto che si chiama test o autotest, premuto il quale si attiva la procedura automatica di misura. Ma la misura che si fa su un cablaggio è pur sempre una misura elettronica, una misura della capacità trasmissiva ad alta frequenza di un sistema complesso, di un canale trasmissivo, che richiede un'accurata predisposizione della misura prima di effettuarla. E infatti per fare correttamente una misura è necessario attraversare una serie di passi, che sono innanzitutto la scelta del modello di misura. Esistono negli standard più modelli di misura, differenti fra di loro per struttura fisica e per tabelle di riferimento, che non sono altro che l'insieme dei valori che verranno misurati e che devono essere soddisfatti per poter affermare che un certo collegamento soddisfa le specifiche tecniche che ci aspettiamo. Scelto il modello di misura, dobbiamo configurare il field tester in modo che sia coerente con quanto abbiamo scelto. Quindi predisporre, per esempio, che nel field tester la tabella di riferimento che verrà utilizzata per dire se un link è buono o no sia effettivamente quella che dovevamo scegliere. Inoltre bisognerà impostare la velocità di propagazione sul cavo che abbiamo installato nel field tester, in modo che il field tester possa sapere qual è l'effettiva velocità di propagazione e in funzione di questa possa calcolare le lunghezze dei collegamenti. Il field tester infatti è in grado di stimare le lunghezze dei collegamenti misurando il tempo che intercorre fra la trasmissione e la ricezione di un segnale, posto naturalmente che la velocità di propagazione con cui è stato configurato sia corretta. Se non si effettua questa configurazione, si rischia di effettuare una serie di misure che non hanno significato dal punto di vista della verifica della lunghezza massima dei collegamenti. E questo è un grosso rischio, perché significa dover poi successivamente rifare completamente la certifica su tutti i collegamenti. A questo punto, quando abbiamo predisposto completamente questa misura, possiamo finalmente schiacciare il tasto
test o autotest e quindi far partire le misure. E fatto questo possiamo poi consegnare la documentazione sulla effettuata certifica del cablaggio. Allora, cominciamo con i modelli di misura. I modelli di misura sono diversi, i principali sono le misure di channel e di permanent link. Il primo che vedremo è la misura di channel, e questo è l'insieme di tutti i componenti, il cablaggio, che può incontrare un segnale a partire dalla presa, dall'apparecchiatura utente, e quindi il work area cable, la presa telematica dell'utente, il cablaggio orizzontale eventualmente interrotto da un consolidation point, il pannello di permutazione e un ulteriore pannello di permutazione opzionale che ormai non si usa quasi mai, su cui si collega il cavetto di permutazione, pannello opzionale su cui si può attestare il cosiddetto equipment cable, cavo che una volta veniva utilizzato per interconnettere gli apparati di rete quando non erano ancora disponibili apparati di rete con interfacce in RJ45. Ora, tutto questo naturalmente è un insieme di componenti che è sovrabbondante rispetto alla reale pratica del cablaggio. Infatti un cablaggio tipico oggi si compone semplicemente di un channel, un canale trasmissivo dall'apparato utente all'apparato di rete, che è composto dal cavo di work area, cablaggio orizzontale e patch cord, con una presa telematica lato utente e un patch panel lato armadio. Quindi due accoppiamenti, presa a spina e un cavo orizzontale e due patch cord. Un altro modello però di misura è il cosiddetto permanent link, che rappresenta, diciamo, la parte fissa del cablaggio, la parte nel muro, a differenza del channel, che comprende anche dei patch cord che sono mobili, che possono essere spostati. Nel permanent link, anche qua nel caso più complesso, incontriamo tutto il cablaggio orizzontale, quindi con pannello di patch e presa utente, più l'eventuale consolidation point, che poi nella pratica si riduce a un cablaggio orizzontale senza interruzioni, presa utente e patch panel. Bene, a questo punto noi dovremo scegliere qual è il modello che vogliamo misurare, e qui le scuole di pensiero si differenziano. Misurare il channel ci dà una misura che ci dà la garanzia di misurare quello che effettivamente l'utente poi utilizzerà quando attiverà i servizi, ma ha lo svantaggio di misurare anche dei patch cord che nel tempo possono essere cambiati. Quindi abbiamo la garanzia che esiste almeno una configurazione con dei patch cord validi che funziona, ma se sostituiamo questi patch cord ci ritroviamo con un canale che potrebbe anche non funzionare. Viceversa, il channel è qualcosa di, permanent link è qualcosa di fisso, di stabile nel muro, ma quando facciamo la misura di permanent link non misuriamo i patch cord che poi l'utente dovrà utilizzare. Quindi anche in questo caso l'introduzione di un elemento che era estraneo alla misura potrebbe alterare il funzionamento del link complessivo. In ogni caso noi abbiamo negli standard tabelle differenti, quindi l'una o l'altra misura è comunque valida, perché nel caso del channel avremo delle tabelle con dei valori meno stringenti rispetto a quelli del permanent link, perché nel permanent link la quantità di componenti è minore, quindi l'attenuazione e la diafonia che ci si aspetta sono ovviamente minori. Ecco, nel fare la misura naturalmente dovremo anche considerare che in un caso avremo un collegamento su una presa RJ45, nell'altro caso un collegamento su una spina RJ45, quindi avremo bisogno di un'interfaccia differente nell'apparato, nel field test, nell'apparato di misura. E questo lo si ottiene con dei cosiddetti link interface adapter, cioè dei moduli intercambiabili sul field test, che permettono di passare dalla spina RJ45 per una misura di permanent link a una presa RJ45 per il collaudo del channel, nel qual caso infatti abbiamo da collegare il patch cord e quindi una spina RJ45. Per quanto riguarda la velocità di propagazione, i field tester non soltanto possono essere configurati indicando la velocità nota del cavo che abbiamo scelto, ma possono anche misurarla. E questo è particolarmente comodo: noi possiamo predisporre uno spezzone di cavo di lunghezza nota
e far misurare la velocità di propagazione al field tester indicando semplicemente qual è l'effettiva lunghezza di questo spezzone. Dopodiché questa misura potrà essere utilizzata per tutte le successive misure di lunghezza, in quanto la velocità di propagazione in questo modo misurata sarà memorizzata per tutte le successive misure. Ecco, per quanto riguarda la fibra ottica, il discorso è un po' differente perché i problemi relativi alla fibra ottica sono di due tipi differenti. L'uno riguarda la semplice perdita di segnale dovuta all'attenuazione. L'altro problema invece, più sottile, è quello della misura del return loss, cioè delle riflessioni della luce dovute a eventuali impurità o imperfezioni nelle connettorizzazioni e nei collegamenti in fibra. Normalmente nell'ambito del cablaggio strutturato, in cui le distanze non sono eccessive e la capacità trasmissiva della fibra è molto al di sopra di quelle che sono le effettive esigenze del cablaggio, la misura di return loss non viene fatta, a meno che non sia espressamente richiesta. Questo perché una misura di return loss è una misura abbastanza complessa, richiede un apparato che si chiama Optical Time Domain Reflectometer, cioè riflettometro nel dominio del tempo, che per darvi un'idea della complessità è un qualcosa che è in grado di iniettare un impulso luminoso e misurare il tempo che intercorre fra il momento in cui lo inietta e il momento in cui arriva l'eco di questa luce. Normalmente ci si accontenta di effettuare una misura con un power meter, quindi con uno strumento che inietta un segnale e misura all'altra estremità l'intensità del segnale ricevuto. Misura che può anche essere effettuata utilizzando gli appositi moduli per fibra ottica sui field tester del cablaggio in rame. A questo punto, una volta stabilito qual è il modello di misura, configurato il field tester in modo adeguato per cui la tabella di riferimento del field tester è effettivamente quella che dobbiamo utilizzare per la struttura fisica del link che stiamo collegando, predisposta la velocità di propagazione, possiamo iniziare a fare le misure. Tenete presente che la fase di predisposizione del field tester può essere complessa, in quanto oggi abbiamo decine e decine di modelli di misura differenti, perché oltre a quelli che abbiamo visto per gli standard, ci sono anche tutti quelli in memoria nel field tester dovuti agli standard precedenti, più tutti i modelli proprietari. E quindi si tratta a volte di districarsi tra decine e decine di sigle. Per questo è importante comprendere a fondo quali sono gli aspetti di standard legati al cablaggio strutturato. Una volta predisposto tutto, possiamo finalmente iniziare con le misure. Due persone, possibilmente munite di walkie-talkie per comunicare fra di loro in modo tale che se un collegamento viene a mancare fra una presa e l'altra, si può innanzitutto verificare che si sia collegato il field tester nella presa giusta e poi soprattutto sia possibile seguire e velocizzare le operazioni di misura. Il field tester che in una normalmente oggi in circa un minuto o anche meno è in grado di effettuare tutte le varie misure previste dallo standard, e naturalmente poi la consegna della documentazione, quindi la disponibilità a fine ciclo di misure di un computer su cui riversare tutti i dati memorizzati. È importante consegnare la documentazione in forma elettronica perché la semplice stampa è qualcosa di poco utilizzabile durante la vita del cablaggio, mentre un file con tutte le documentazioni delle misure può essere molto utile, in quanto può essere poi utilizzato successivamente per verificare come mai magari un link ha iniziato a dare problemi, se effettivamente era già al limite nel momento in cui è stato certificato, oppure se è peggiorato nel tempo. Normalmente è anche consigliabile effettuare una ulteriore misura a campione successivamente alla certifica, magari concordando di effettuare questa misura insieme tra committente e installatore per verificare la qualità del cablaggio e della misura, quindi delle caratteristiche trasmissive nel momento della consegna del lavoro eseguito. Ecco, è importante anche considerare che l'esecuzione di queste misure può dar luogo a dei risultati leggermente diversi fra una misura e una ripetizione della misura stessa, in quanto a volte le frequenze a cui si verificano le maggiori criticità possono cambiare a seguito di magari variazioni nella temperatura ambiente e così via. Quello che è importante osservare
è che comunque questi field test riassumono il risultato della misura in un margine, cioè qual è la misura, quindi la grandezza più critica della misura effettuata, per esempio se l'attenuazione, la diafonia o che altro, e qual è il margine in decibel che si è ottenuto rispetto al limite dello standard. È importante che questo margine non sia troppo basso. Innanzitutto i field tester hanno un margine di errore, chiaramente, che a seconda del modello può essere di poche frazioni di decibel o pochi decibel. Ecco, all'interno di questa zona non siamo in grado di dire effettivamente qual è il risultato della misura. Quindi è necessario in ogni caso che il risultato ottenuto sia sempre almeno un decibel e mezzo, un paio di decibel superiore ai limiti. Ma bisogna anche dire che con i componenti moderni è possibile, con una buona progettazione, ottenere dei margini molto superiori. E quindi è importante che nel momento in cui facciamo la certifica del cablaggio verifichiamo non soltanto che il link passi il test, ma lo deve passare con un bel voto, con un buon margine rispetto ai limiti, perché questo significa che abbiamo ottenuto quella qualità che è possibile oggi ottenere con una buona progettazione e una buona scelta dei componenti. Ci troviamo adesso sul campo, come si dice in gergo. Ci siamo spostati all'interno di un edificio tipo industriale in cui è presente un cablaggio strutturato che ci servirà come caso di studio per vedere dal punto di vista pratico e operativo come si realizza tutto quanto abbiamo analizzato finora. Questo edificio in realtà è l'edificio principale di un comprensorio che comprende due edifici e quindi come prima cosa osserviamo che troviamo una dorsale di comprensorio. Questa dorsale di comprensorio è stata realizzata in rame e fibra ottica, in particolare 6 coppie di fibre ottiche più un cavo da 50 coppie in rame per interconnettere i due edifici sia per i servizi dati che per i servizi di fonia. E all'interno di questo edificio principale, che analizzeremo più nel dettaglio, vediamo che troviamo distribuiti sui tre piani, piano terreno, piano primo e piano secondo, tre armadi. Il principale, il centro stella di edificio, che funge anche da centro stella di comprensorio, da cui si dipartono delle dorsali che raggiungono innanzitutto i due armadi di piano, appunto al piano primo e al piano secondo, che poi distribuiscono i servizi alle utenze degli uffici, come peraltro anche il centro stella, che funge anche da armadio di piano del piano terreno, e poi delle dorsali più specifiche che raggiungono da un lato dei locali di servizio e dall'altro delle officine. La cosa interessante di questo edificio è infatti che unisce sia gli aspetti di cablaggio classico, quello che è indirizzato agli edifici office-oriented, come dicono gli standard, quindi edifici di servizi, di uffici, ma anche al contesto industriale, che è un contesto che è un po' al di fuori di quanto prevedono gli standard, ma che è sempre più importante, sempre più di attualità, considerando anche l'enorme diffusione delle macchine a controllo numerico e della necessità di interagire fra i reparti di progettazione automatizzata tramite strumenti CAD, quindi laboratori e programmi che permettono di aiutare i progettisti nel disegnare i prodotti, e il reparto che questi prodotti li realizza, li produce e che ha anche il compito di verificarne la consistenza, la coerenza con quanto è stato progettato. Ecco, per quanto riguarda il cablaggio più a livello di dettaglio, individuiamo nelle dorsali all'interno di questo edificio la soluzione ibrida rame più fibra ottica, in particolare abbiamo una distribuzione su cavi multicoppie da 50 coppie per la fonia e 25 coppie che raggiungono le officine, più la dorsale in fibra per i servizi dati. Attualmente l'utilizzo è anche di tutto rispetto, in quanto si parla di installazioni in gigabit Ethernet, quindi un gigabit al secondo per la fibra ottica all'interno dell'edificio e 100 megabit al secondo per raggiungere la parte invece che interessa le officine. In questo cablaggio troviamo anche una distribuzione del servizio sul cablaggio orizzontale basata su un reticolo, in quanto l'edificio è allestito come open space, pertanto è stato realizzato un reticolo di passo di circa 3 metri per 3 metri, in cui sono state installate nei pavimenti flottanti